L'ex premier Matteo Renzi è arrivato a Salerno per presentare il suo libro La mossa del cavallo, cogliendo l'occasione anche per sostenere la riconferma del presidente della regione uscente Vincenzo De Luca. Renzi si è soffermato anche sulla questione sanità, ribadendo che la regione Campania ha gestito in maniera eccellente l'emergenza Covid. La partita è tra De Luca e Caldoro, io credo che sia meglio De Luca, appunto. Dopodiché, per chi vuole veramente dare forza a un progetto serio sulla Campania, Italia Viva sta facendo delle liste molto competitive. La nostra idea è, nei prossimi mesi avremo tanti problemi per la crisi occupazionale, siamo a Vietri sul Mare, conosciamo i danni che il coronavirus ha prodotto soprattutto sul turismo, ma non solo sul turismo, la ristorazione e quanto collegato. Le nostre persone sono persone che possono dare una mano a De Luca a rivincere, ma soprattutto alla Campania a ripartire. Io credo che noi dobbiamo abituarci ad avere sempre lo stesso stile, che è quello di rispettare le indagini quando vengono fatte e di commentarle quando vanno a sentenza. Lei ricorderà, voi di Salerno lo ricordate, quante polemiche ci sono state su Vincenzo De Luca per vicende dalle quali poi è uscito in modo assolutamente trasparente. Ricordo la sua frustrazione quando ero collega sindaco con lui per certe indagini, ricordo la sua rabbia ai tempi della candidatura in regione. Abituiamoci a dire: le inchieste vanno fatte, le indagini vanno fatte, chi sbaglia deve pagare, ma chi sbaglia non lo decidono i tweet dei social, chi sbaglia lo decide la magistratura con sentenza passata in giudicato. Quindi anche in questo caso garantismo nei confronti degli indagati e della regione Campania. Il dato di fatto è che la regione Campania il coronavirus lo ha gestito meglio di altre. Questo è un dato di fatto inappuntabile.